William Conrad Roger nasce il 27 marzo 1845 a Lennep in Germania. Frequenta un istituto nei Paesi Bassi dal quale viene espulso. Nonostante la mancanza del diploma, trova il modo di iscriversi al Politecnico di Zurigo, presso il quale si laurea in ingegneria meccanica e ottiene il dottorato in fisica sperimentale. Ma andiamo a vedere che cosa sono i raggi X nello specifico. Si tratta di quella porzione di spettro elettromagnetico caratterizzata da lunghezze d'onda che possono variare da 10 nanometri fino a un millesimo di nanometro. Vengono classificati come radiazioni ionizzanti poiché nel momento in cui attraversano la materia producono degli ioni e, come probabilmente sapete, sono principalmente impiegati nell'ambito medico. Per quanto riguarda invece la scoperta, accadde la sera dell'8 novembre del 1895 nel laboratorio del fisico. Quest'ultimo coprì il tubo di Crookes su cui stava lavorando con uno spesso foglio di cartone nero in modo da schermare la luce ambientale residua. Ad un tratto però osservò un baglione fluorescente e, spinto dalla curiosità, iniziò a frapporre oggetti tra il tubo e lo schermo. Ad un tratto su esso apparvero le ossa della sua mano. E in seguito a parecchi esperimenti comprese che la fluorescenza sullo schermo era causata da questi raggi invisibili, originati appunto dal tubo di Crookes, che erano capaci di penetrare un sacco di materiali, ma non il piombo. La scoperta ebbe immediato successo in campo medico. I raggi X infatti divennero un importante strumento di diagnosi, consentendo per la prima volta di controllare all'interno del corpo senza ricorrere alla chirurgia. Iniziò una fase di sperimentazione frenetica con la quale si scoprì come usare i raggi X nelle terapie contro i tumori. Infatti nella radioterapia i raggi X sono usati per distruggere le cellule dei tumori stessi.